Ciao Darwin, Gabriele Marchetti torna a parlare dopo l'incidente. Ciao Darwin ha sempre appassionato e divertito milioni di telespettatori, facendo fare ai concorrenti prove divertenti, dibattiti e molto altro. Qualche anno fa, però, una tragedia ha sconvolto il programma, dato che un partecipante ha subito un grave incidente rimanendo tetraplegico. Quest'ultimo, Gabriele Marchetti, ha rotto il silenzio dopo molto tempo, raccontando nei dettagli l'accaduto e non risparmiando qualche attacco. Nell'aprile del 2019, durante le riprese di Ciao Darwin, ci fu un gravissimo incidente che cambiò la vita ad uno dei partecipanti. Durante la prova del genodrome, quella dove i concorrenti devono saltare da un rullo all'altro, uno di loro cadde. Quello che poteva sembrare un banale incidente si trasformò in una vera e propria tragedia, dato che il concorrente rimase tetraplegico. Si trattava di Gabriele Marchetti che ora, a 3 anni da quell'evento, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, raccontando nuovi dettagli sull'accaduto. Gabriele ha spiegato che, quel giorno, verso le 11 del mattino, era arrivato agli studi Titanus, dopo aver condiviso la voglia di fare questa avventura anche con sua moglie e suo figlio. Lo scopo era solo quello di passare dei momenti spensierati e diversi dal solito, ma durante la prova del genodrome è finito in acqua, bloccato e con le gambe rannicchiate. All'epoca, Marchetti pensò che sarebbe affogato, dal momento che non riusciva più a muoversi. Per fortuna, i soccorsi intervennero con grande rapidità, tirandolo fuori dall'acqua. Dopo gli accertamenti medici del caso, Gabriele ha scoperto di essere rimasto tetraplegico. L'ex concorrente ha ammesso di essersi sentito disperato perché si è trovato con la vita completamente stravolta, da un giorno all'altro. Anche la sua famiglia faticava ad accettarlo, considerando che le cose sono successe in maniera così improvvisa e soltanto per un gioco. Gabriele Marchetti ha ammesso che, ancora adesso, la sua vita è particolarmente complessa. Gabriele Marchetti ha spiegato che, anche se a 3 anni di distanza dall'incidente, ovviamente le cose non sono migliorate, visto che non potrà mai tornare come prima. Le sue giornate sono lunghe e noiose, e lui non può svolgere nessuna attività, al punto che necessita d'aiuto da parte di sua moglie e suo figlio anche per occuparsi delle cose più elementari. In seguito, Marchetti ha anche parlato di Paolo Bonolis, attaccandolo. Gabriele, infatti, ha svelato che il conduttore non si è mai fatto vivo, neppure una volta per chiedergli delle sue condizioni, neppure subito dopo l'incidente, quando tutto era incerto. Né membri dello staff vicini a lui né persone della sua famiglia si sono fatte vive. Gabriele ha sottolineato che l'unica eccezione riguarda i dipendenti della produzione, che si sono messi in contatto con la sua famiglia subito dopo l'incidente per sapere come stessero andando le cose. All'epoca loro si misero a disposizione per ogni necessità, ma nel tempo non si sono mai più fatti sentire. Gabriele ha lasciato intendere di essere rimasto deluso, soprattutto da Paolo Bonolis, che sembra quasi non essersi mai interessato all'accaduto. Per quanto riguarda la parte legale dell'avvenimento, i rulli sono ormai diventati un aspetto centrale del processo. Il processo coinvolge 4 dirigenti, di cui 2 sono RTI, e l'accusa è quella di lesioni gravissime. A peggiorare la loro situazione è che a quanto pare i rulli sarebbero stati resi più scivolosi di proposito, modificandone la superficie. Lo scopo era quello di rendere la prova più complicata e divertente da vedere, ma purtroppo il risultato è stato tragico. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questa vicenda e che idea avete sul comportamento di Paolo Bonolis? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.